visto che bisogna essere coerenti nei fatti quando si prende un impegno, come quello che io ho preso insieme al Presidente del Quartiere 2 e alla mia giunta di riqualificare Campo di Marte e di rendere sempre più facile e meno inquinante il raggiungimento dello stadio di Firenze, noi oggi presentiamo una linea che di fatto diventa una carta vincente per potenziare diciamo il ruolo dello stadio Franchi all'interno della città. Il finanziamento è un finanziamento importante, 260 milioni di euro di soldi pubblici. La stragrande maggioranza di questi sono soldi che noi abbiamo chiesto al Ministro dei Trasporti. Io ringrazio pubblicamente la Ministra Paola Di Micheli perché nel corso di una riunione della scorsa settimana mi ha dimostrato grande interesse per questo progetto e speriamo che il finanziamento possa arrivare anche in tempi abbastanza rapidi. Sarà la linea di tutto Campo di Marte, di tutto il quartiere 2, con un potenziale di ben 24 milioni di passeggeri all'anno, di cui 12 milioni proprio sulla tratta Libertà-Rovezzano. Sarà anche la linea di Coverciano, io l'ho fatto presente al presidente Gravina della FIGC, perché è anche bello il fatto che si possa arrivare al centro tecnico degli Azzurri con la tranvia, ma soprattutto sarà una linea che servirà una popolazione importantissima e consentirà di eliminare ogni giorno 10.000 macchine dal traffico a Campo di Marte in tutto il quartiere. Sindaco, per quanto riguarda la movida molesta, parliamo di quella illegale, lei ha chiamato in causa altre forze dell'ordine e anche le famiglie. Io credo che quando assistiamo a fenomeni gravi per la città, di illegalità, come lo spaccio di droga, come anche la movida violenta, noi non possiamo soltanto aspettare che le istituzioni facciano la loro parte come è giusto che sia. Dobbiamo anche chiederci cosa fa la scuola, cosa fa la famiglia, cosa fa la società in tutto questo. È una questione molto seria che riguarda il senso civico dei nostri cittadini. Per questo io mi sono battuto per portare in tutte le scuole pubbliche un'ora di educazione civica, perché i nostri giovani non studiano neanche quella a scuola. Rispettare le regole vuol dire rispettare le persone. Poi certo ci vogliono anche forze dell'ordine e presidio del territorio. Io ho detto che Piazza Santo Spirito, soprattutto se guardiamo gli ultimi giorni, non siamo di fronte a un problema di movida, siamo di fronte a un problema di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, perché quando ci sono dei manifestanti che in modo improvviso occupano un pezzo di piazza, sequestrano, privatizzano un pezzo di piazza per le loro manifestazioni, non curanti delle regole della civile convivenza, ci troviamo di fronte a un fatto di grave illegalità. E di fronte a questo è giusto che lo Stato dia risposte insieme al Comune. Infine, io lancio una proposta molto concreta. Il Comune di Firenze, la sera dalle 7:30 e poi per tutta la notte fino alle 7:30 del mattino, impiega 50 agenti di Polizia Municipale, solo nel centro di Firenze. Ecco, io credo che sarebbe opportuno e giusto che ci fosse un numero equivalente di poliziotti e di carabinieri verso i quali io ho grande stima e ho grande fiducia, perché solo con un numero consistente di agenti di forze dell'ordine si possono far rispettare le regole e si può garantire tranquillità a chi giustamente vuole dormire in pace oppure vuole circolare libero anche a tarda notte senza aver paura. Tuttavia, tempi